Al campo 1 del centro sportivo comunale Bione si affrontano Rovinata e Galbiate. Entrambe le squadre si trovano in fondo alla classifica in zona retrocessione, entrambe a quota 12 punti. La Rovinata viene da una sconfitta esterna per 2-1 contro l'Albo Saggia, mentre il Galbiate nello scorso match ha raccolto un punto in casa contro la Talamonese. Il mister Ramaioli della Rovinata schiera un 4-1-4-1 con Ratti a difendere i pali, a protezione del portiere Frigerio, Pazzini, Mascellani e Mangili. Davanti alla difesa Colombo, più avanzati a centrocampo Maratta, Valsecchi, Donizetti e Galimberti a sostegno dell'unica punta Paleari che ritorna in campo dopo un anno a causa di un brutto infortunio ai legamenti crociati. Il mister Rusconi invece opta per un 4-3-2-1 tra i pali Mangili. Linea difensiva composta da Pinchetti, Tentori, Bonacina, Ravasio. Davanti alla difesa Ruggero, Corti, Tocchetti. Più avanzati Petralli e Acciaretti, anche loro a sostegno dell'unica punta, Riva. Partita che inizia forte al secondo minuto, Riva viene lanciato benissimo in area Maratti, è bravo a respingere il tiro. Subito dopo, bel tiro di Acciaretti dalla distanza, ma palla che non entra in rete. Al tredicesimo fischiato un dubbio fuorigioco a Maratta, che era stato lanciato bene dal suo compagno. Unica risposta da Rovinata è questo tiro da dimenticare di Donizetti, che si spegne sul fondo. Al ventiseiesimo Riva prova la rovesciata in area di rigore, ma il tiro è troppo centrale e Ratti blocca senza problemi. 10 minuti dopo Tocchetti prova il tiro dalla distanza, Ratti respinge in qualche maniera, ne esce una situazione conclusa che Mascellani risolve spazzandola via. Mascellani che al 44esimo si fa ammonire per fallo. Primo tempo che si conclude così e arbitro che manda tutti a bersi un tè caldo. Partita che ricomincia nel secondo tempo senza sostituzioni. Al 48esimo Bonacina la tocca di mano in area di rigore, ma l'arbitro non fischia. Al 50esimo il Galbiate prova lo schema su calcio di punizione, ma Riva non riesce a finalizzare. Mister Rusconi cerca di scuotere i suoi e opta per un cambio, fuori Acciaretti, dentro Rota. Anche la Rovinata opta per il cambio, mister Ramaioli mette in campo Molteni al posto di Galimberti, partita che però rimane piuttosto spinta, ma al 78esimo Tocchetti ha l'occasione di regalare i tre punti ai suoi, spreca clamorosamente. Altro cambio per il Galbiate, fuori Tocchetti, dentro Donadoni. 5 minuti dopo Rota ci prova su calcio di punizione, tiro di potenza che però dà solo l'illusione del gol. Questa è l'ultima emozione della partita e l'arbitro manda tutti sotto la doccia. Con questo pareggio la classifica non cambia per le due squadre che salgono a quota 13 punti, ma rimangono ancora in zona retrocessione. Con noi Paleari, capitano della Rovinata. 0-0, avete sprecato molto lì davanti anche voi. Sì, diciamo per come si è messa la partita il Galbiate ha creato un po' più di occasioni, soprattutto nel primo tempo. Diciamo che il calcio a volte può fare brutti scherzi e alla fine potevamo fare il colpaccio con Panzeri alla fine. Abbiamo interrotto una striscia di due sconfitte e cerchiamo di ripartire da questo punto già da mercoledì con la Talamonese per riprendere i tre punti e ricominciare da dove avevamo interrotto tre partite fa. C'è la stessa domanda fatta al terzino. E questo inizio di campionato un po' difficoltoso, come te lo spieghi? No, beh, siamo partiti bene, abbiamo fatto dei buoni punti, poi abbiamo avuto la sconfitta a tavolino con la Costa Masnaga dove abbiamo commesso un errore con il tesseramento di Gualtieri, però penso che abbiamo la squadra per poter far bene e riprenderci. Grazie mille. Niente. Col mister della Rovinata Ramaioli, mister, squadra molto attenta dietro, è riuscita a bloccare le offensive della squadra avversaria? Sì, diciamo che non era il nostro intento era cercare di entrare in campo e fare la partita, ci siamo trovati di fronte a una squadra che ha giocato meglio di noi, quindi per lunghi tratti abbiamo dovuto fare una partita difensiva, siamo riusciti a difenderci bene, cercando di ripartire anche se siamo riusciti a farlo solo a sprazzi nel secondo tempo, ci prendiamo questo punto che ci serve per muovere la classifica e guardiamo avanti. Obiettivi della squadra? Obiettivi della squadra è sempre quelli di salvarsi, nel senso comunque per noi il secondo anno
in seconda categoria per la polisportiva, il terzo anno nella storia, quindi cerchiamo di salvarci prima possibile, possibilmente anche di migliorare il risultato dell'anno scorso, quindi fare un punto in più rispetto all'anno scorso, consapevoli che quest'anno comunque il livello del nostro girone è molto molto più alto rispetto all'anno scorso. Mister, secondo lei sono più due punti persi o uno guadagnato? No, visto la partita come è andata, oggi un punto guadagnato. Sinceramente, se c'era una squadra che doveva portare a casa i tre punti, oggi mi metteva più Galbiate. Ci rifacciamo rispetto alla partita di settimana scorsa, dove abbiamo dominato, abbiamo perso, e il calcio è bello per questo. E quindi oggi noi ci prendiamo questo punto e ce lo teniamo stretto. Ecco. Grazie mister. Ciao. Siamo qui col mister Rusconi del Galbiate. Mister, oggi forse avete sprecato un po' troppo lì davanti. Solo oggi. Purtroppo quest'anno è iniziato un campionato strano. È strano perché comunque ci siamo sempre espressi in con questo tipo di partite, che poi sono anche partite difficili, su campi difficili, contro squadre che si conoscono, però è la mia squadra, è una costante che tutte le domeniche sbagliamo quelle 3-4 occasioni e poi, come tutte le domeniche, abbiamo rischiato per l'ennesima volta di essere puniti e di perdere la partita. Speriamo che il segno di oggi sia un segno che cambi un po' il vento, perché non avendo preso gol a 5 minuti alla fine, che ci poteva costare la partita, speriamo che con le prossime cambi proprio questo periodo, proprio che dice no, non la palla non vuole entrare, creiamo, giochiamo, generosità, impegno, attaccamento alla squadra, però purtroppo ci manca quest'anno il gol. Niente, i nostri errori ci stanno costando un sacco di punti in classifica. Per i giocatori non posso dire niente, settimana si allenano bene, la società non ci fa mancare niente, manca proprio il risultato del campo, che non riusciamo a concretizzare, non c'è niente da fare. Ne abbiamo provato di tutti, anche in altre partite, stessa musica. Creiamo, lottiamo, giochiamo, arriviamo lì e la palla non entra. Nel calcio, se la palla non entra, dopo i punti non se ne fanno. Il succo della stagione è quello. È che adesso ormai sono 12 partite e la classifica comincia a essere non quella che speravamo fosse all'inizio. Siamo partiti per, non certo per pensare di essere in questa situazione, ma per magari, visto il campionato che il Galbiate ha fatto l'anno scorso, di essere magari lì davanti a giocarci il campionato, perché la nostra partenza, è inutile che nessuno si nasconde, era quella di il nostro obiettivo era quello perlomeno di arrivare nelle prime 4-5 per poter poi fare i play-off. Adesso diventa dura, adesso mi sa che se va di ancora con questa tendenza dovremo cominciare a pensare anche di guardarci più dietro che davanti. Però i giocatori sono un po' arrabbiati, perché comunque creiamo, giochiamo e i risultati non ci danno ragione. Verranno momenti migliori, come si dice, i grandi del calcio hanno sempre detto che alla fine poi gli errori e le occasioni di fortuna si compensano, speriamo. Nel girone di ritorno, se riusciamo a compensare quello che è successo nel girone d'andata, le vinciamo tutte, per forza. Lo dico scherzando, lo dico come battuta, però siamo assolutamente in credito con la buona sorte. Quindi lei crede ancora in qualcosa in più rispetto alla salvezza? Devo crederci per forza, perché se no è inutile che vado avanti, se no devo lasciare l'incarico a qualcun altro. No, io ci credo perché vedo la squadra lavorare, vedo la squadra comunque, si è visto anche oggi in campo, esprime, crea, perciò non posso non crederci. Certo che deve cambiare qualcosa, devo essere io a far cambiare qualcosa, ma devono essere anche i giocatori in campo a far qualcosa e la buona sorte che possa far cambiare qualcosa, perché comunque io quest'anno devo dire che, tranne la partita in casa col Dubino, dove ci sono stati proprio nettamente superiori, contro le altre squadre ce la siamo sempre giocata, abbiamo vinto qualche partita, qualcuna partita l'abbiamo persa immeritatamente, però ci sta nel calcio. Questa purtroppo il fattore dominante è quello che arriviamo lì 7-8 volte tutte le partite per fare gol e non riusciamo a farlo. Dopo non ho nient'altro da dire. Spero che cambi, spero che anche la fortuna guardi un po' Galbiate. Poi sai, si gioca
si accetta il risultato del campo, si accetta la situazione, miglioreremo, speriamo di migliorare. Ok, grazie mille mister. Siamo qui con Andrea Capra, terzino del Galbiate. Questo 0-0 come lo commenti? È stata una bella partita, abbiamo rischiato di fare qualche gol, come al solito ne abbiamo sbagliati fin troppi e abbiamo pagato come al solito gli errori lì. Galbiate che rimane con questo pareggio un po' in fondo alla classifica, come te lo spieghi questo brutto inizio di campionato? È il solito discorso del calcio, quando si fa fatica a far gol non si fanno punti, sì. Quando inizia ad andare tutto male dopo è duro a tirarsi su, bisogna impegnarsi e cercare di uscirne. Okay. Grazie mille. Niente.